Ciao a tutti ragazzi, sono Dario Caliendo e oggi vi spiegherò come rispondere a un messaggio inviando una GIF realizzata tramite un proprio selfie. Lo faremo con un'applicazione gratuita sviluppata da Google e udite udite è una tastiera. Lo faremo con Gboard grazie ad una nuova funzionalità che quelle di Google hanno introdotto da poco. La prima cosa che dovrete fare sarà quindi scaricare la tastiera di Google da App Store. È un'applicazione ovviamente gratuita e una volta installata al primo avvio sarà necessario seguire la procedura guidata per concederle tutti i permessi necessari. A questo punto dovrete andare nelle impostazioni, scegliere la voce generali e successivamente tastiera per attivare la nuova tastiera. E il gioco è praticamente fatto. Non vi resta che andare nella vostra applicazione di messaggi preferita, tenere premuto a lungo il mondo con il quale potrete scegliere la nuova tastiera, quindi selezionando Gboard, e premere l'icona posta in alto a destra. Si aprirà quindi la fotocamera con la quale potrete registrare un video tenendo premuto il tasto di registrazione, video che durerà massimo 3 secondi e che poi potrete incollare nella riga di testo per rispondere al messaggio tramite un selfie. La tastiera di Google probabilmente è la migliore tastiera disponibile per iPhone, a parte quella integrata che secondo me è fantastica. È da tempo disponibile, ma ultimamente è diventata sicuramente migliore rispetto all'inizio. Io sono Dario Gagliendo, l'appuntamento al prossimo video di Tech Fan Page.